Abbiamo fatto uno stop e subito dopo l'Olimpiadi, e ce n'era bisogno. Realmente poi siamo tornati in barca appena potevamo perché eravamo presi a destra e a sinistra da interviste e vari tipi di impegni. Quindi abbiamo cercato di tornare in barca appena è stato possibile. Ci siamo allenati, abbiamo fatto tutto l'inverno a Cagliari. La grande novità di questo inverno e di questa regata è che 2 settimane fa abbiamo ricevuto un nuovo sistema di regolazione del rig dei timoni in navigazione. È un sistema che abbiamo montato in fretta e furia e con cui abbiamo navigato 3 giorni. E quindi questa regata è stata, insomma, una sfida un po' per tutti. Magari c'è qualcuno che è riuscito a navigarci un pochino di più, ma per noi sicuramente perché, cioè, è stata una scoperta ogni giorno, come funzionava, le manovre, tira, scappa randa, tira questa cima, molla questa cima. Insomma, sono cambiate un po' di cose. Bene, in questa palma deve finire quasi avventurosa, dal tanto vento c'è stato, visto che vi siete trovati abbastanza a vostro agio. Qual è stato il feeling? Come vi siete trovati? Abbastanza a nostro agio. Abbastanza a vostro agio? E, beh, sicuramente ci piacciono le condizioni di vento forte, quindi per noi è stato relativamente facile. E come diceva Katia, abbiamo scoperto giorno per giorno come funziona la nuova barca e stiamo imparando, impareremo sicuramente nei prossimi mesi a sfruttare al meglio il sistema di timoni. Sicuramente siamo stati veloci ad adattarci prima degli altri a questo cambio. Appunto, un triennio saranno breve, cioè manca poco alle Olimpiadi. Quali sono le vostre aspettative per questo triennio? Su cosa pensate poi di dover lavorare eventualmente poi per questo triennio? A parte sui timoni che. Non solo sui timoni, perché la barca con questi timoni cambia abbastanza radicalmente, si potrà volare di bolina molto di più di quello che abbiamo fatto finora, e almeno è quello che ci aspettiamo, e quindi qualcosa che ci piace, che è abbastanza nelle nostre corde, e poi vedremo cosa ci aspetta.